Benvenuti a Toscana Tavola. Oggi Toscana Tavola è qui a Lari. Lari è conosciuta fra le tante cose per le meravigliose ciliegie, ma anche per questo castello, il Castello dei Vicari. Allora, intanto vi presento Giovanni Bacci, che è il presidente dell'associazione culturale Il Castello, e parliamo subito delle origini di questo castello, che risale? Era già costruito verso l'anno 1000, quindi una data certa di edificazione non c'è. Quello che vediamo oggi è un 5-600, che è la versione sistemata da Firenze per ospitare i vicari. Allora, chi erano i vicari? Erano i governatori fiorentini che arrivavano qua da Firenze ogni 6 mesi per governare quello che era il territorio del vicariato, quello che più o meno potrebbe essere oggi la provincia, che veniva appunto amministrata qua dal castello. Ecco, qui alle nostre spalle ci sono degli stemmi. Cosa rappresentano? Sono gli stemmi che ogni vicario lasciava alla fine del proprio mandato come vera e propria pubblicità e firma dell'essere stati qua a Lari. Era una forma di nuovo di pubblicità, di ricordo della propria famiglia, e sono alcuni stemmi tra le opere artistiche più importanti. Quello grande, bianco e nero, è un robbiano, è opera di Giovanni Luca della Robbia, che quindi erano scuole fiorentine di grande importanza e rilievo. Caro Bacci, se dovessimo fare una similitudine con i tempi di oggi, il vicario non è altro che una specie di amministratore delegato. Sì, più o meno, più un prefetto, sindaco e questore, però qualcosa del genere. Sì. Un commercialista, va sì. Bene, va bene. Senti, facci un attimino una presentazione di questo panorama meraviglioso che la regia ci sta proponendo. Cosa vediamo? Allora, l'area era appunto importante, il castello, perché va al dominio su un grande territorio. Si va da Pontedera, Pisa, si vede molto bene, il porto di Livorno, fino addirittura a Volterra. Quindi da qua si poteva controllare i movimenti di truppe da e verso Pisa nei primi anni in cui era stata conquistata da Firenze. Cosa troviamo all'interno del castello? Il castello è stato allestito recentemente un museo multimediale, che è tra i più innovativi in Toscana e oltre, e si racconta quella che era la storia del castello, i personaggi che lo hanno vissuto, le sue caratteristiche, che cosa serviva alla fine e qual era la vita all'interno del castello. Bene, allora il tempo a disposizione è scaduto, sentite, c'è anche la campana che dà proprio il termine del nostro intervento. Io ti ringrazio. Grazie per queste belle nozioni. Cari toscani all'ascolto, ma voi lo conoscevate il castello di Lari? Adesso ne sapete di più. Adesso andiamo a fare la conoscenza di qualche altra cosa molto importante di Toscana Tavola. Grazie Presidente. Arrivederci. Pochi sanno che all'interno di un castello qui a Lari c'è addirittura un pastificio. Ma che vi dico? Vi dico qualcosa di più. C'è addirittura via dei pastifici, già via San Martino. Qui a darci il benvenuto il signor Martelli, rigorosamente vestito, ecco, vestito rigorosamente di giallo, perché questa è una cosa importante. Il vostro pastificio c'ha una confezione, come si dice, immediatamente riconoscibile dal giallo. Perché intanto il giallo? Il giallo perché vogliamo riprendere il colore della carta che veniva usata fino agli anni 60 in Toscana, solo in Toscana, e noi da buon toscani abbiamo fatto il sacchetto nel rispetto della tradizione, che immediatamente proprio è visibile. Allora, qui alle nostre spalle che cosa c'è? Ce lo descriva. Allora, qui c'è un disegno fatto da un signore di Lari, Tommaso Tani, che illustra che noi siamo dentro il castello di Lari e ci difendiamo dall'assalto del modernismo. Cioè, questi cavalieri cattivi, che sono poi trafila al teflon, alta temperatura, impasto veloce, eccetera, è quello che oggi rappresenta il modernismo della pasta. Oh, quindi diciamo l'industria della pasta, mentre qui siamo veramente a livello artigianale. Andiamo a vedere come si realizzano i fusilli di Pisa. I fusilli di Pisa, ma perché ci sono i fusilli di Pisa? Sì. Signor Martelli, eccoci qua, siamo all'interno del pastificio, ma che cosa accadde, e qui raccontiamolo molto interessante, nel 1284? Nel 1284 un fornaio pisano, sì, un certo Picciolo, sì, assumeva un operaio, un certo Salvus, per fare la pasta. Questo è un documento ritrovato dalla ricercatrice dell'Università di Pisa all'Archivio di Stato. Quindi voi vi siete ispirati a questo pastaio, chiamiamolo così, che inventò i fusilli? No, diciamo, cominciò a fare la pasta. La pasta, ecco. Non era così. E voi però vi siete ispirati a che cosa? Al monumento più importante di Pisa, conosciuto in tutto il mondo, la Torre di Pisa. Allora, loro sapete cosa hanno inventato? I fusilli di Pisa. Esatto, i fusilli di Pisa è una trasformazione del fusillo classico, con l'aggiunta di una rigatura che voleva e vuole significare il camminamento della torre, più la lunghezza del fusillo, che è di 7 giri, come sono 7 giri della torre. Fantastico. Mi dice gli ingredienti all'interno di questo impasto? È molto semplice: semola di grano duro e acqua. Possiamo dare il via?
Io darei il via. Allora, che scendano i fusilli di Pisa. Eccoli qua, adesso scenderanno praticamente. Siamo in trepida attesa. Ecco, questi che vedete proprio sono i mitici fusilli di Pisa. Mi dica un pochettino, quali sono i condimenti che lei consiglierebbe? Ecco, mentre per gli altri quattro formati che facciamo, ognuno suggeriamo un condimento, fusilli di Pisa vanno bene su tutti, sono una cosa eccezionale. Anche burro e formaggio? Perfetto, anche, anche freddi. Anche freddi? Anche freddi. Favoloso. Io... Guardate che spettacolo, bene? Ora mi racconti un attimino che cosa succede dopo aver tagliato. Dopo aver tagliato inizia quella che è la fase molto importante nella pasta, cioè l'essiccazione, cioè dobbiamo ritogliere tutta l'acqua che è stata utilizzata per l'impasto affinché in questo caso i fusilli di Pisa si possano conservare nel tempo. Bene, mi racconti un attimino quanto occorre. Circa 50 ore, dipende un po' dalla stagione esterna. Quindi dobbiamo togliere l'umidità. L'umidità. Bene. E a questo punto vengono confezionati qua? Sì, vengono confezionati a mano e pronti per essere spediti in tutto il mondo. Signor Martelli, io le ringrazio per questo bellissimo percorso che abbiamo fatto. Signori, allora abbiamo scoperto innanzitutto che un prodotto tipico nella provincia di Pisa esiste ed è il fusillo di Pisa. La cucina ormai è diventato un patrimonio di tutti, grandi trasmissioni televisive, programmi televisivi e non solo, critici eccetera eccetera, ma qui, proprio nella zona, siamo a Pontedera, ma effettivamente la location è Ponzacco, esiste la normale, scusatemi se prendiamo spunto da questo termine importantissimo come l'Università Normale di Pisa, la normale per quanto riguarda gli chef. E chi ha avuto questa bella idea di creare questa scuola, scuola Tessieri, nemmeno a farla apposta, Alessio Tessieri. Ma come ti è venuto in mente? Per un po' di anni, tra il 2014 e 2015, ho agognato l'idea di creare questa scuola per giovani chef. Nel 2016 finalmente l'abbiamo aperta con l'intento preciso, con l'obiettivo di creare i nuovi chef del futuro, giovani che si inseriscano nel mondo del lavoro, nella ristorazione, nella pasticceria, nella panetteria, con grande entusiasmo e con una cultura tecnica che gli permetta di poter entrare a pieno titolo in questo mondo. Alessio, ma la prima cosa che ti chiedo è questa, fondamentale: a chi è rivolta questa scuola? Questa scuola è rivolta in primis ai giovani, ai ragazzi, alle ragazze, come quelli che già la frequentano, che hanno sicuramente una passione naturale per questa attività, e poi a tutte le persone, abbiamo anche ingegneri, avvocati, anche che hanno deciso per grande passione di trasformare la loro inclinazione in un'attività. Ottimizzare le loro conoscenze. Certo. Altra considerazione, quali sono le materie che vengono insegnate? Allora, nella nostra scuola insegniamo un corso di cucina, quindi per diventare chef di cucina, un corso di pasticceria, un corso di gelateria e di bar sala sommellerie. Benissimo, ricordate qui la scuola Tessieri, che ha come ubicazione Ponzacco. È bene precisato. Voi, nel contesto della manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Pisa, sto riferendosi ovviamente a Food and Wine, eccetera. Sì. Voi entrate in gioco alla grande. Certo, abbiamo avuto l'onore di ricevere da parte della Camera di Commercio di Pisa l'incarico di collaborare con loro per la messa a punto di un format sulla parte enogastronomica, in stretta collaborazione con l'Università di Pisa e con tutti i produttori di vino, di olio, di pasta, di salumi, di formaggi che partecipano come eccellenze del territorio a questa manifestazione. Grazie Alessio, complimenti per questa bella iniziativa. E adesso ne sapete di più anche sulla scuola di cucina Tessieri.
Ed eccoci qua, siamo a Pontedera, precisamente presso l'Enoteca La Cantinetta, qui in via Dante, bene precisarlo. Allora abbiamo la signora Maria che è titolare di questo negozio. Da quanto tempo esiste questo? Dal 2007. Ecco, lei ha aderito a Vetrina Toscana perché questa è sia bottega che al contempo ristorante di Vetrina Toscana, vero? Dal 2008 è anche ristorante. Cosa trova di interessante nell'iniziativa della Regione Toscana e di Vetrina Toscana in particolare? Beh, di Vetrina Toscana ho tutta una serie di prodotti della zona. Ti faccia qualche esempio. I produttori tipo olio. Questo da dove arriva? Questo arriva da Treggiaia, sempre comune di Pontedera. Olio e semolina d'oliva naturalmente. Poi sì. Il pane? Poi c'ho il pane che arriva dal comune di Peccioli. Che tipo di pane agricola. È questo? Beh, questa è un'azienda che semina il grano, lo macina, fa il pane, fa la pasta, tutto all'interno dell'azienda. È un quindi, pane cotto. Era corta di questo. È un pane cotto a forno di legna? È un pane cotto a legna, a lievitazione naturale, con lievito madre che è praticamente è sciocco. Oro. Beh, pane toscano. Quindi sciocco. Bene, poi parliamo. La qualità con i semi, hanno vari tipi di pane. Ho visto il cecio qua, ceci biologico. Loro producono ceci, producono lenticchie, producono farro. Bene. E fanno la pasta perché hanno anche il pastificio. E poi, ecco, il pastificio è questo qua, vero? Ecco, se, qui ricordiamo la località. Con le loro farine. Località. È nel comune di Peccioli. Diciamo sulla via della Bonifica che è fra Cedri. Poi alle nostre spalle c'è una vetrina molto interessante che raccoglie alcuni prodotti di Montopoli. Tutti i salumi della norcineria di Marianelli di Montopoli. Come per esempio, ci faccia quell'esempio? C'è il costolaccio del Sacrestano che è una pancetta praticamente stagionata in barrique del vino rosso. C'è il salamino che loro castruccino famoso che è fatto col vino, c'è la soppressata che è senza conservanti, senza coloranti. E infine? Mi diceva c'è qualche altra cosa? No. E insomma hanno veramente una gamma di prodotti meravigliosi, quindi ricordatevi a Pontedera, in via Dante, proprio vicino alla stazione, c'è questo negozio. Si può mangiare bottega. Che acquistare. Esatto, si può mangiare tanti prodotti tipici, si possono assaggiare dei piatti classici, come per esempio, mi faccia qualche esempio di piatto? Beh, come la zuppa di pane toscano, oppure? Come la pappa al pomodoro, pasta al ragù, pasta al cinghiale. Insomma, ma veramente, questo è veramente quello che è il senso di Vetrina Toscana. Grazie a tutti e il nostro percorso continua. Ed eccoci qua in cucina con il nostro Stefano Cipollini, ricordiamolo prima di tutto chef. Ecco, mi spieghi un attimino la differenza che passa fra cuoco e chef? Che lo chef è colui che riesce a pensare sia al piatto, alla ricetta, a gestire o comunque a insegnare ai propri collaboratori come ottenere il piatto che lui ha in testa. Il cuoco è colui che lo realizza. Quindi, in buona sostanza, facendo la similitudine con il calcio, lo chef è l'allenatore e giocatore e poi sono tutti gli altri giocatori che sono i cuochi. Assolutamente. Ho reso l'idea. Benissimo, allora ricordiamo che fai parte di Scuola Tessieri, che è una specie di università, diciamolo, per poter affinare le proprie conoscenze per quanto riguarda le cotture, diciamo gli ingredienti, gli accostamenti. Ecco, e si trova, è bene precisarlo, da una idea geniale del signor Alessio Tessieri in quel di Ponsacco. Bene. Detto questo, attenzione, abbiamo avuto un piccolo calo di tensione, non succede niente. Ricordiamo il piatto che adesso ci realizzerai. Oggi faremo dei fusilli di Pisa dell'azienda Martelli con cannolicchi, crema di dragoncello, patate dolci e limone. Vai, con cosa si parte? La prima cosa da fare è sicuramente la cottura della pasta. Quanto ci vuole grosso modo? 7-8 minuti. Perfetto. Allora ricordiamo noi che siamo generosi, grano di semola, bene precisarlo. Ecco qua. Ottimo. Bastano questi, perfetto. Sì, per una abbiamo raccontato la storia del 1284 quando appunto un pastaio si avventurò a Pisa a fare la prima pasta, quindi attenzione, non nasce in Campania, ci scuseranno quegli amici di Gragnano, anche se hanno una pasta stupenda e meravigliosa, ma la storia vuole che sia stata Pisa una delle prime città dove si è realizzata la mitica pasta. Allora, adesso
Noi abbiamo i nostri cannolicchi o coltellacci. Come dicono a Viareggio? Assolutamente, rigorosamente freschissimi, devono essere vivi. Quindi il nostro compito è quello di andarli a incidere, aprire a crudo. Il nostro aprire a crudo significa cercare di mantenere inalterato il profumo del mare, quindi il salmastro, lo iodio, sentirlo in maniera importante all'interno della nostra pasta. Quindi andiamo. Ecco, ricordiamo che il coltellaccio deve avere una cottura perfetta. Perché? Perché ha, devo dire, la parte centrale un po', chiamiamola, callosa. Sì, e noi per questo cerchiamo appunto di togliere. Noi togliamo l'intestino, il cannolicchio sta nella sabbia, quindi è sempre ricco di sabbia. L'evoluzione della cucina porta a cercare di perfezionare ogni tecnica, anche le più semplici e basilari. Ecco. Quindi prendiamo il meglio del nostro cannolicchio, in questo caso prendiamo tutto il corpo con un'incisione obliqua, andiamo a togliere l'intestino pieno di sabbia e generalmente più duro. Perché li faccio crudi? Perché il calore della pasta appena uscita dall'acqua, unita al calore veloce della padella, fa sì che prendano la giusta temperatura e che non diventino gommosi. Quindi rimarranno morbidi, succosi, con il profumo del mare. Sapete come lo definisco in questo caso il nostro Stefano? Un libro aperto, perché veramente ci stai spiegando con dovizia di particolari il tutto, molto interessante. Un taglio grossolano, ok, il cannolicchio si deve... Quanto dovrebbe essere una cottura giusta del cannolicchio o meno, coltellaccio? Meno. Meno, cioè, quindi, per esempio... Non poco, meno. Diciamo francamente, è vero che... Vai avanti, certo. Intanto, l'abbiamo messa a cuocere... Assolutamente, qua la nostra pasta sta cuocendo. Che cosa andiamo... Adesso invece andremo a fare un olio aromatizzato. Più che un olio aromatizzato andremo a fare proprio un olio emulsionato, un'emulsione di dragoncello. Dragoncello, anche questi i demetici. Erba meravigliosa. Assolutamente, portati dalla Francia. Come lo utilizzeresti in cucina? Fammi qualche esempio. Allora, il dragoncello è un'erba piuttosto particolare, un aroma speziato, un aroma pungente, quindi va usata con maestria, con eleganza, bisogna dosarla in maniera equilibrata. Qualche esempio? Con il pesce, secondo me, è il top. Per Davvero? Questo, un'emulsione col pesce? Sì, assolutamente. Invece di metterci l'olio solamente, se avessi oliva, col dragoncello assumerebbe... Guarda che questa è una bella idea, diciamo, questa un... veramente bella, eh. Uno sprint erbaceo. Bello, vai. Ok, allora. Quindi il nostro dragoncello, noi per ragioni ovviamente di tempo le abbiamo già fatto, viene sbollentato, dopodiché emulsionato con un goccio di senape e dell'olio extravergine d'oliva. Ed ecco qua, caro. Semplicissimo. Mio, il risultato, guarda, fallo scendere giù piano piano, perché così ci rendiamo conto della consistenza anche. Sì. Ecco qua, bene. Dopodiché vai. Prendiamo le nostre... Ci abbiamo 3 minuti, dai. Ottimo. Prendiamo le nostre patate, anche questo in questo caso l'abbiamo già fatto. Le nostre patate americane sono appunto delle patate... Sono arancioni, vedete? Arancioni, non è un effetto ottico. No, perché qualcuno dirà, ma cos'è, zucca? No, sono patate dolci, sono le classiche patate americane e quindi sono assolutamente arancioni. Hanno un sapore di amido, ma molto più dolce del solito. Quindi contrasta con il salmastro del nostro cannolicchio. In questo caso che cosa facciamo? Accendiamo il gas, un goccio di olio. Vorrei parlarne di questo assolutamente. Olio. Assolutamente. Ecco, un olio esattamente, si chiama Col di Conca ed è proprio della zona, è bene precisarlo, l'azienda agricola appunto, sì, che noi abbiamo utilizzato. Vai. Mettiamo del dragoncello, dopo metteremo anche l'olio, mettiamo del dragoncello fresco, vedete? Bene. Dopodiché mettiamo i nostri coltellacci. Che si insaporiscano, quindi? Assolutamente, che con poco calore si insaporiscano. Quindi fogline di dragoncello e cannolicchi. Carissimi viareggini, questa cosa ho paura non l'abbiate mai fatta, eh? Un po' di crema di patate. Crema di patate che sono state realizzate, sono, ricordiamone, sono arancioni, non è zucca, è patata americana. Patata dolce, sì. Patata dolce americana. E abbiamo terminato la cottura, erano 7-8 minuti, mi dicevi, sì, no? 7-8 minuti all'incirca. Nel mitico fusillo del Martelli, eccolo qua. Quindi andiamo a saltare la nostra pasta, quindi mantechiamo, vedete? Il cannolicchio sbianca leggermente, sbiancando leggermente diventa cotto ma non gommoso. Quindi una bella emulsione, che cosa facciamo? Creiamo
spegnendo il fuoco sotto. L'emulsione, ricordiamo, col dragoncello. Olio dragoncello. Andiamo a spegnere l'olio sotto, il gas sotto, scusate. Mantechiamo fuori dal fuoco e andiamo ad impiattare. Ragazzi, fantastico, un piatto che è stato fatto con una semplicità quasi disarmante. Credo che sia questo il piatto di portata. Assolutamente. Bene, e vi posso garantire che questo è un piatto che possono fare veramente tutti quanti. Dove sta il segreto? Il dragoncello, l'erba. L'importanza degli aromi, delle erbe è sostanziale, fondamentale, come quella nei brodi. Dicevamo sempre, una volta si diceva, no? Il cuoco, il grande chef, e poi c'è il segreto. Il segreto di solito è il brodo, è l'aromatizzazione del brodo. Ora abbiamo svelato quasi tutti i segreti che c'erano in cucina, però questo segreto mi sembra importante, perché l'abbinamento dragoncello, cannolicchio o coltellaccio è decisamente interessante. Assolutamente. Più che segreti, se mi permetti, sono tecniche. Sono tecniche. Noi anche a nostri allievi cerchiamo di far apprendere tecniche, non segreti. E in questo caso impiattiamo il nostro, ecco, vedete, quelle parti bianche sono appunto i coltellacci, che hanno avuto una brevissima cottura, direi proprio un passaggio veloce, e quindi non sono collosi, si possono masticare tranquillamente. Assolutamente, assolutamente. Quindi dall'alto goccioliamo ancora un po' di freschezza. Il nostro Stefano lo chiamerò lo schizzatore solitario, perché come ti piace schizzare, tirare, fanno, vero? È una caratteristica. Come, assolutamente, come, il mio marchio di come un artista veramente determina il proprio, la propria opera, no? Una specie di firma d'autore. Eccolo qua, bravissimo. Ecco qua, cosa sono queste? Ricordiamolo semplicemente. Sono dei fusilli, dei fusilli martelli con della crema di patata dolce, patata americana, un olio al dragoncello e dei cannolicchi appena scottati. E vi posso garantire che è un contrasto azzeccato. Allora, attenzione bene, prendere nota, casa, penna, foglio, va bene? E come una volta si dice, carta e matita, e scrivete gli ingredienti, titolo del piatto. Fusilli con cannolicchi, dragoncello e crema di patate. Benissimo, e il titolo del piatto è? Fusilli con, sì, e ingredienti, per ultimare, ingredienti a ultimo tocco, ultimo, finale, ma per non dare, ultimo, la buccia di limone, la buccia del limone, quindi la freschezza, la mediterraneità. Bene, allora, riportata sul piatto. Bravissimo al nostro Stefano, non ci resta che andare all'assaggio. Dodi, stiamo arrivando. E voilà, eccoci qua, Dodi, per questo assaggio meraviglioso di questo primo, interessantissimo, al contempo estremamente, devo dire, semplice nella sua dinamica, che ci ha realizzato il nostro Stefano. Questi piatti, no, da porzioni, come dire, certosine, no? Queste... A te ti piace ora la cofana? Et labora. A te ti piaceva la cofana? No, ma a me piace il cofano con poca roba. È come il vino, va bevuto poco alla volta. Bene. Tanto, ma poco alla volta. Perché tu, allora, gusti meglio. Vorrei presentarvi colui che è alla mia destra, Dodi Giuliano, che innanzitutto è giornalista e non gastronomo, ma è anche grandissimo musicista. Ha tenuto a battesimo grandi personaggi nel mondo dello spettacolo, fra cui il sottoscritto. Detto questo, andiamo a presentare. Chiamami papà! Esatto. Andiamo a presentare Nicola Cantoni. Dico bene? Esatto. Nicola Cantoni, originario di Lodi, Lombardia, ma ormai titolare, vero? Sì. Della fattoria Fibbiano, in quel di Terricciola. Esatto. Come nasce l'amore per il vino di Nicola? Nasce dalla passione della terra, dal nonno. Il nonno ci ha tramandato questa passione del territorio e noi l'abbiamo ripresa, ecco, con il vino. Da quanto tempo? 20 anni. 20 anni. 20 anni. Abbiamo rilevato l'azienda 20 anni fa. L'azienda si trova a Terricciola, in provincia di Pisa, e da subito abbiamo deciso di produrre vini esclusivamente da vigneti toscani, direi proprio territoriali. Ecco, nel caso specifico, questo vino di abbinamento, che vino è? Qual è il suo vitigno? Questo si chiama Fonte delle Donne, è un bianco di Colombana e Vermentino. Noi lo vendemmiamo molto anticipatamente, proprio per esaltare la freschezza. Tipo in che periodo? Periodi come questi è difficile da dire. Comunque verso la fine di agosto e i primi di settembre, proprio per esaltare i sapori del terreno, il sale, la sapidità, e tanto che proprio in azienda si trovano tantissimi sedimenti marini. Senti, gradazione alcolica?
13 gradi. Il gradazione di servizio che tu consiglieresti qual è? Ma 8-9 gradi. 8-9 gradi. Appena, sì. Appena più fresco di così. Adesso ora io non so quanto sia, però. Appena insomma. Più fresco. Però devo dire che Fonte delle Donne è un luogo di Fibbia Proprio. Prende Bravo. Il nome da dove sì, le donne sì. andavano a... a bere l'acqua per farsi. Quindi non è un nome inventato, l'acqua. No. A bere l'acqua oppure. No, io me lo ricordo perché una sera per caso ho conosciuto Fonte delle Donne e ne abbiamo bevuto io a credo, una quantità industriale e sono ancora vivo. E quindi... Bene, allora parliamo, visto che lei ha assaggiato Dodi, non sì, ho assaggiato, l'ho assaggiato, ma io preferisco bere. Sì, lo so, però devi, sei qui anche il tuo ruolo. La pasta è meravigliosa. Sì. Su questo non c'è dubbio. Quello che è il sugo lo trovo un po'. Il dragoncello lo trovo poco infuocato, cioè è un dragoncello. Ti ricordi i fumetti, che piccolo drago buono, no? Sì. Ci voleva un dragoncello un pochino più deciso. Ecco, ci mettiamo poi il peperoncino la prossima volta, va bene? D'accordo? Assolutamente. Va bene così. Comunque è gradevolissimo, è gradevolissimo. Allora, bene, non ci resta a questo punto che brindare questa volta a questo luogo meraviglioso. E al dragoncello. E al dragoncello, alla signora Maria, che tra l'altro ci ha ospitato magnificamente. Ricordiamo che siamo esattamente, ricordalo anche te Stefano, all'interno della cantinetta Vini. A Pontedera. E pensate, vedete questi prodotti che sono alle mie spalle? Sono alcuni, anzi è una minima parte di tutti gli scaffali che raccolgono tantissimi prodotti, che sono in un certo qual modo quella che è l'espressione, il concetto di vetrina toscana, e cioè la possibilità di trovare un luogo, in questo caso una bottega e anche ristorante al contempo, dove oltre a assaggiare i prodotti tipici della nostra regione si possono anche acquistare. Ci sono tanti prodotti proprio anche del territorio. Vino. Una cosa volevo dire brevissimamente, ieri è uscita una agenzia che dice che oggi il vino è un bene rifugio. Prima c'era le automobili di lusso, ora si collezionano vini. Più che quadri, orologi, gioielli, il vino è primo in classifica mondiale. Si parla di vini ovviamente di età. Di età. Quindi bene. Mi raccomando il tappo. E dopo questa chicca così, Cicci, arrivederci, appuntamento alla prossima. Grazie.